Si è fatta una certa. Andiamo a cucinare. Buongiorno cari amici e benvenuti sul nostro canale. La ricetta che voglio proporvi oggi è una mia rivisitazione di un piatto tipico qui della Sardegna, la fregola. Normalmente viene cucinata con le arselle, per chi non lo sapesse le arselle sono le vongole. Quindi prepareremo una fregola con pesce spada e funghi carnocelli. Gli ingredienti logicamente, fregola, pesce spada, funghi carnocelli, l'occorrente per fare un ottimo brodo, quindi carota, sedano, cipolla, prezzemolo e un pomodorino secco. Per il soffritto avremo bisogno di un trito di prezzemolo e aglio, del peperoncino, sempre del pomodoro fresco, qualche cucchiaiata di una passata di pomodoro, altrimenti va bene anche dei pomodorini freschi, dell'olio extravergine d'oliva, un limone non trattato perché andremo a grattugiare alla fine sul piatto un po' della sua buccia per dare un tono di freschezza, e il tutto accompagnato da un ottimo vino, in questo caso ho scelto un torbato di Seller Mosca, un vino che consiglio a chi non l'avesse mai assaggiato. Ottimo. E quindi procediamo col primo step. Per prima cosa andiamo a preparare il brodo. Mettiamo delle carote, tutte le verdure che abbiamo preparato prima, tagliate in maniera grossolana. Carote, sedano, la cipolla tagliata in due, va benissimo, pomodorino secco intero, prezzemolo, ecco qua, un po' di sale grosso, nel frattempo andiamo a pulire il pesce spada. Allora, di fatto dobbiamo solo togliere la pelle esterna che andremo a mettere nel brodo da sapore, e il pesce spada lo facciamo a piccoli tocchetti. E continuiamo con la preparazione dei funghi carnocelli. Eccoci qua. Allora, nel frattempo che il brodo continua ad andare avanti, inizia a soffriggere la nostra base del soffritto. A questo punto mettiamo i funghi. Un po' di sale grosso, appena appena, così il fungo tira fuori tutta l'acqua. Passati circa 5 minuti, i funghi ormai sono pronti, quindi li togliamo dal fuoco e li mettiamo da parte. Adesso iniziamo a preparare la fregola.
po' d'olio. Il trito di prezzemolo e aglio, peperoncino e pomodoro secco. Far soffriggere, stando attenti a non bruciare, che la fiamma non sia troppo alta. E iniziamo a far cuocere il tutto. Appena il pesce spada inizia a prendere colore, diamo una sfumata col vino. Facciamo asciugare bene il vino, che evapori l'alcol e rimanga solo il sapore. Allora, questo piatto può sembrare complicato, ma di fatto, se uno ha un po' di dimestichezza in cucina e ha mai preparato un risotto, alla fine il procedimento è lo stesso. La fregola va trattata esattamente come un risotto. Adesso, appena avrà asciugato il vino, aggiungeremo un po' di pomodoro, che non deve, serve solo per dare un po' di colore, non deve diventare un sugo. Nel frattempo continuiamo a mescolare. Mescolato il brodo. Quando sentiremo che non c'è più l'odore di alcol, ma viene su solo l'odore buono del vino, vuol dire che è arrivato il momento di aggiungere il pomodoro. Allora, ripeto, un paio di cucchiai, non di più, solo per dare un po' di colore. A questo punto aggiungiamo un pochino di pepe, un
possiamo mettere la nostra fregola. Facciamo amalgamare bene il tutto. E adesso, come dicevo prima, va trattata esattamente come un risotto. Quindi inizieremo, questa è piccolina, prendiamo questa qua, inizieremo ad aggiungere il brodo. Ci vorranno circa 12-13 minuti di cottura. L'importante è, come dicevamo prima, tenerlo sempre umido e fare in modo che a fine cottura abbia assorbito tutto il liquido, tutto il brodo, e abbia una consistenza simile al risotto. Poi, per carità, qui in Sardegna si usa anche farla molto brodosa, però per questa ricetta che sto facendo io con i cardoncelli ci vuole una consistenza un pochino più densa. Eccoci qua, cari amici. Allora, siamo arrivati a fine cottura. Questa è la giusta consistenza, possiamo spegnere e andiamo a impiattare. Prendiamo i nostri funghi cardoncelli e li adagiamo sopra al nostro piatto. Una grattatina di limone appena appena. E il piatto è servito. Ed ora passiamo all'assaggio del piatto. Abbiamo un giudice d'eccezione, Anna Tosca, mia figlia. Grazie. Dai, è buonissimo. Ah, ok. Un brindisino. Grazie. Basta. Saluta. Ciao. Ok, il disco che ho scelto per accompagnare questa ricetta è questo, sono i concerti barocchi fatti da Barry Tuckwell, un disco che credo qualsiasi cornista abbia in casa, è un classico, ha ispirato centinaia e centinaia di cornisti, per me è stata un leitmotiv sin da quando ho iniziato a studiare il corno, credo di averlo consumato, credo che questo sia la terza, se non la quarta copia che ho comprato, li ho letteralmente consumati in passato gli altri che avevo. E niente, signori, che dire, viva la cucina, viva il corno, viva la musica, e ci rivediamo alla prossima con tante altre belle ricette. Ciao a tutti.